La mia relazione è una visione, diciamo, in generale sulla violenza di genere. È un quadro d'insieme sia delle definizioni generiche, sugli aspetti anche tipici della violenza, le varie tipologie, e un pochino anche una visione, come vedete anche qui dall'indice, su quali sono gli strumenti giuridici internazionali europei e un focus nazionale sulle nuove normative, il pacchetto antiviolenza e il Jobs Act, che hanno messo le nuove normative italiane su questo argomento. La violenza di genere, come abbiamo detto anche in precedenza, è un fenomeno globale che riguarda tutto il mondo, paesi industrializzati e non, tutti i livelli sociali, dai più ricchi ai più poveri, e viene definita dalla Convenzione di Istanbul una delle più estese violazioni dei diritti umani. Le radici di questa violenza, come è stato accennato anche in precedenza, si basa proprio sulla disuguaglianza uomo-donna, su questa subordinazione della donna rispetto all'uomo che porta a questi fenomeni. È importante superare, per combattere questa violenza, la dicotomia sfera privata-sfera pubblica. È sempre stata considerata, fino agli anni passati, un problema privato, perché avveniva nella maggior parte delle volte all'interno delle abitazioni da parte di coniugi contro le proprie mogli, e quindi non sembrava di competenza statale. Oggi questa idea sta cambiando e lo Stato deve prendere posizioni per combattere e prevenire questa problematica. L'OMS definisce la violenza sulle donne un problema sanitario di enormi dimensioni, perché riguarda tutti, e le donne che sono colpite da violenza possono subire lesioni gravi fino alla morte, al femminicidio cosiddetto. Vi ho portato qua le tre definizioni che ritengo, diciamo, importanti da conoscere, sia della dichiarazione ONU del 93 contro la violenza sulle donne, sia della CEDAW, che è la convenzione contro la discriminazione contro le donne, e quella di Istanbul. Nella prima viene definita la violenza tutti quegli atti fisici di violenza sessuale o anche psicologici che minano le donne, sia la minaccia anche di tali atti, sia la privazione e la coercizione della libertà. La CEDAW la definisce la violenza, è una violenza contro le donne in quanto donne, quindi una violenza proprio di genere legata alla differenza di sesso, non solamente una violenza generica fine a se stessa. E la Convenzione di Istanbul riprende un pochino la definizione dell'ONU già detta in precedenza. Qui vi ho riassunto un pochino le varie forme di violenza, dalla violenza psicologica, che forse è la più frequente anche nei ceti medio-alti, diciamo, e anche molto sottile, quando c'è questo tentativo di umiliare, di perseguitare, di far vivere la donna in uno stato di paura. La violenza sociale è un altro aspetto in cui si limita l'accesso ai propri diritti della donna, l'accesso al lavoro, l'accesso alla cultura, l'accesso sanitario, e un aspetto particolare è la violenza economica, quando la donna viene limitata nell'accesso al patrimonio e alla sua indipendenza economica. Un'altra di queste forme di violenza sono gli atti persecutori, il cosiddetto stalking, cioè tutte quelle minacce o molestie verbali o fisiche che possono portare un disagio psichico e anche di timore, in cui il soggetto colpito da questo tipo di violenza deve poi vivere e supportare. La violenza fisica sono tutte quelle pratiche invece che mina l'integrità personale, con atti di aggressione più o meno violenti. La violenza sessuale sono tutte invece quelle azioni che costringono la vittima contro la propria volontà a subire o a compiere atti sessuali. E in particolare alla fine ho messo la violenza domestica, cioè tutte quelle azioni che avvengono all'interno del nucleo familiare da parte di un partner convivente o anche da un ex coniuge, che prima quasi non veniva considerata, invece sta diventando sempre più, perché sappiamo anche la forma più importante del fenomeno che viene oggi registrato. E infine un accenno, essendo noi in un ambito lavorativo, alle molestie. E le molestie generali, anche le molestie sessuali in ambito lavorativo, ho portato le definizioni del Codice delle Pari Opportunità del 2006. Le molestie sono tutti quei comportamenti posti in essere per violare la dignità e l'integrità di un lavoratore, creando un clima intimidatorio, degradante e umiliante. Le molestie sessuali sono invece quei comportamenti indesiderati, sotto forma di fisica o anche verbale, che portano a umiliare e a offendere chi le subisce. Tutti l'evento estremo, come è stato detto prima in precedenza la dottoressa Giunta, di violenza, la forma estrema di violenza è il femminicidio, cioè l'uccisione della donna. E la prima definizione è stata data da Marcella Lagarde, che prese, diciamo, il termine dalla scrittrice Russell, sudafricana, molto attiva nella
contro la violenza contro le donne, che scrisse proprio un libro sul femminicidio e definisce proprio il femminicidio ogni forma di violenza o discriminazione fatta contro le donne in quanto donne, proprio perché di sesso femminile. Poi ho portato la definizione dell'OMS successiva nel 2012 e quindi è importante prevenire questi atti di violenza perché possono comportare anche l'uccisione della donna stessa. Poi volevo fare vedere un pochino, mostrare quali sono gli strumenti internazionali che hanno portato, diciamo, dai diritti umani che sono stati ribaditi dal 1948 nel dopoguerra, a parlare invece di diritto di contro la discriminazione proprio di genere. I primi atti che troviamo a livello internazionale sono nel 1952 la Convenzione sui diritti politici delle donne, poi la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate e la Dichiarazione del 67 contro la discriminazione contro le donne. Tutti questi tre primi, diciamo, passi però non ebbero una particolare efficacia o applicazione, rimasero un pochino carta morta, diciamo. Il primo passo importante lo abbiamo nel 1979 con la CEDAW, cioè la Convenzione contro la discriminazione contro le donne, che è stato proprio uno strumento giuridico con delle norme abbastanza complete e integrate a tutela della donna. E poi nel 1993 la Dichiarazione sull'eliminazione contro la violenza delle donne. Ho poi voluto riassumere le conferenze degli Stati Uniti, dove dal 1975 nella Città del Messico hanno iniziato un percorso proprio per ribadire l'importanza della discriminazione, di vietare la discriminazione contro il sesso femminile, di portare l'eguaglianza e lo sviluppo. Per lo sviluppo di un paese è importante l'eguaglianza uomo-donna, l'accesso al servizio sanitario, l'accesso al voto, l'accesso proprio all'educazione e alla salute anche del genere femminile. Il 1975 è stato l'anno, diciamo, della donna, ha dato proprio inizio al decennio della donna, è stato seguito poi dal 1980 dalla conferenza di Copenaghen, in cui è stata ratificata la convenzione CEDAW di cui parlavo prima, dopo solo pochi anni, quindi è stata una cosa molto, un atto molto importante. Sono susseguite la conferenza di Nairobi, la conferenza di Vienna, in cui è stata poi invece ratificata e adottata dalla dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, poi quella del Cairo, e nel 95 e 2000 abbiamo le conferenze di Pechino in cui è stato ribadito che la violenza contro le donne e le bambine è violazione dei diritti umani, quindi in generale proprio vanno tutelate per quanto esseri umani. Cosa ha fatto l'Europa? L'Europa, anche lei dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli anni 50, con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, ha ribadito l'importanza della non discriminazione di genere. Ha poi sottolineato l'importanza nella raccomandazione del 2002 di questa non discriminare quindi le donne per genere e stesse cose sono state ribadite nel Trattato di Lisbona e la Carta di Nizza. Ma il vero contributo che noi abbiamo da parte dell'Europa è stata nel 2011 la firma e la ratifica della Convenzione di Istanbul, che possiamo riassumere con la politica delle 4P, quindi la prevenzione e protezione delle donne che subiscono violenza, con un supporto, anche l'accesso anche a risorse, a un sostegno psicologico e proprio organizzativo, il perseguimento dei colpevoli e poi è un sistema di politiche olistiche integrate per cercare di risolvere il fenomeno da un punto di vista proprio generale e culturale, perché il problema della violenza della donna è un problema soprattutto culturale di disuguaglianza. A livello nazionale ho voluto soffermarmi su queste due ultime normative, quella del 2013, presente nel pacchetto antiviolenza, è stata una decretazione di urgenza con la fine di inasprire le pene riguardo a chi commetteva atti violenti e ci sono delle aggravanti, soprattutto in caso di violenza commessa in presenza dei minori, contro donne in gravidanza, se chi commette la violenza è un coniuge, un ex coniuge, un compagno, quindi se c'è una familiarità, una conoscenza. C'è l'arresto obbligatorio in caso di fragranza di reato. Riguardo gli atti persecutori, è stata in caso di minacce ripetute e gravi, quindi con armi o con lesioni, un'irrevocabilità della querela, in modo da rendere più incisivo questo tipo di denuncia. E sono stati stanziati dei fondi, infatti è stato esteso il gratuito patrocinio a tutte le donne che hanno subito violenza, a prescindere dal reddito, e sono stati previsti negli anni dei finanziamenti ai centri antiviolenza e alle case rifugio, che sono quegli enti che si occupano del sostegno e del supporto delle donne che hanno subito queste violenze e quindi di cercare di togliere dall'ambiente familiare dove rischiano problemi importanti.
Altra normativa da sottolineare è quella del 2015, l'articolo 24 del Jobs Act, che prevede proprio il congedo per le donne che hanno subito violenza. È previsto un congedo di 3 mesi anche non continuativi dal lavoro, il congedo è interamente retribuito e le donne, se in caso di volontà, possono trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time, possono sospendere il contratto lavorativo e riconoscono i centri antiviolenza e case rifugio come i soggetti certificatori per accedere proprio a questo tipo di agevolazioni. Ho poi voluto riportare, per chi fosse interessato, un pochino la normativa italiana e tutte le nuove modifiche. Questo è il sito delle pari opportunità, ci sono anche gli articoli del codice penale relativi alle cose di cui abbiamo parlato, la querela, la violenza fisica, violenza sessuale, atti persecutori, eccetera. E infine volevo chiudere con la nuova notizia che ieri hanno dato al telegiornale, per cui la Regione Lazio si è impegnata a finanziare case rifugio e centri antiviolenza e a dare una tantum ai figli dei minori che hanno dei genitori, delle donne che hanno subito violenza. Quindi è importante l'impegno non solo a parole ma anche economico che lo Stato si impegna a fare, perché è fondamentale un supporto anche materiale a questo tipo di problematica e quindi per poterla risolvere. Quindi, concludendo, è importante, con tutte che le normative che abbiamo nominato hanno comunque dei limiti, delle problematiche, perché comunque non esiste mai una normativa perfetta, ogni nuova norma è un passo avanti verso il raggiungimento dei diritti umani e del sistema del diritto internazionale. Lo Stato ha l'obbligo di proteggere le donne prevenendo quindi questo tipo di azioni violente, e ogni azione che lo Stato non compie, quindi è un'omissione e comporta quindi è una responsabilità che lo Stato ha se non difende questo problema. Io vi ringrazio, volevo lasciarvi con questa frase presa sempre dalla Convenzione contro i diritti della discriminazione contro le donne. Equilibrare relazioni di potere uomo-donna è difficile quanto equilibrare il bene e il male, lotta eterna che dura dalla notte dei tempi. Io poi volevo, sì.